A nome del Comitato di Festival Letteratura ringraziamo Rack Solution per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Anthony Horowitz, Marco Malvaldi e Marina Astrologo. Allora, salve a tutti, buonasera a tutti, grazie e non abbiamo ancora detto niente. Grazie al Festival di Mantova per aver organizzato questo incontro questo incontro con Anthony Horowitz, autore di, beh, se dovessi elencare i libri scritti da Anthony Horowitz, l'incontro finirebbe prima che lui avesse il tempo di dire una sola parola. Quindi stasera, come scusa, abbiamo il suo ultimo libro pubblicato in Italia, Detective in cerca d'autore, che chiaramente ammicca i sei personaggi in cerca d'autore nel titolo di Pirandello e che è un libro un po', particolare. Un libro nel quale, c'è un vero detective, Daniel Hawthorne, e abbiamo un personaggio che ce ne racconta le gesta, ma quel personaggio è lo stesso Anthony Horowitz, è lo scrittore che parla di questo detective. E mentre vediamo il plot che si dipana, Anthony Horowitz affronta i problemi, lavorativi e di altro tipo di Anthony Horowitz. Quindi, la prima domanda è questa: quando ha avuto questa idea, quante persone l'hanno sconsigliata di farlo? Oh, thank you, Marco. Thank you also for doing this session. As I came here today, it was lovely how many people came up to have books signed and to give gifts to Marco. Not quite the idea, but I'm very happy to be with you today. The idea for Hawthorne came about because my publisher asked me to do a long-running detective series, because publishers like the continuity. And my first thought was, who is the detective going to be? That was the thing. Is he going to be British or from another country? Tall, short, fat, thin? Is he going to have a drinking problem, a drug problem? Will he be in a wheelchair? Will he be a spaceman, a robot, a vampire? All of this has been done. And so I began to think not about the detective, but about the sidekick, this character, the Watson to Holmes. And I thought, what would happen if I was the sidekick? Instead of being the most clever person in the book, the author knows who the killer is before anyone is killed. So the author is clever, but the sidekick knows nothing. And if a detective doesn't solve the crime, the sidekick or the author won't even have a book. So this was the idea, to turn murder mystery upside down, to see it from a different angle, to write also a little bit about why we read murder mysteries. Maybe we'll talk about this, and why murder is so popular, and to do something that had never been done before. That was the idea. No, che ridete? Marco, ti ringrazio molto per queste tue parole, ti ringrazio molto di aver accettato di fare questo incontro con me. E,
In giro per Mantova oggi passeggiavamo e sono rimasto veramente meravigliato, molto impressionato da quante persone ci hanno fermato per fare regali a Marco Malvaldi, farsi firmare copie da Marco Malvaldi. Vabbè, comunque no, sul serio, sono veramente contento di essere qui e vi ringrazio di essere venuti ad ascoltarmi. Allora ti rispondo, l'idea mi è venuta perché il mio editore, i miei editori mi hanno chiesto di dare vita, di creare una serie... insomma, lunga di gialli, storie con al centro un detective, perché lo sapete bene, agli editori piace la continuità, piacciono le cose che vanno avanti un bel po'. E allora il mio primo pensiero è stato: chi ci metto, chi è il detective che creerò per questa serie? Qual è il protagonista di questa serie detective? È inglese? Non è inglese, di qualche altro paese? È alto, il grasso, è basso? Ha un problema di alcol o di droga? È magro? È un astronauta? È un robot? È un vampiro? Prese in esame tutte queste possibilità, mi sono detto no, sono già state fatte tutte. E allora che faccio? Ah, attenzione. E allora ho cambiato prospettiva completamente e mi sono messo a pensare nell'ordine di idee di mettergli vicino una specie di Watson, che è Watson per Sherlock Holmes, cioè la spalla, il secondo, il sidekick. E di essere io quello, perché l'autore sa chi sarà la vittima e chi sarà l'assassino, prima ancora che venga sparato un proiettile, ma la spalla, il Watson della situazione, non sa niente ancora. E quindi l'idea è stata un po' di capovolgere il normale, come si dice, modus operandi, la normale struttura del giallo. E perché mi sono detto, in fondo... è un po' l'elemento della curiosità, lo sprone della curiosità è il motivo che ci spinge a leggere questo tipo di narrativa, questo tipo di libri. Spiega il motivo per cui sono così popolari, così apprezzati. E poi da ultimo, ho fatto questa pensata perché non l'aveva mai fatto nessuno prima. È vero. Ed è vero. And that's true. Nobody had done that before. E conosciamo, nel corso del libro sempre difficile parlare di un giallo perché chiaramente vorrete sapere, l'unica cosa che possiamo dirvi è che viene ucciso qualcuno e questo è necessario per il giallo, a livelli che nemmeno potete sospettare. Ma il fatto è che molto spesso noi leggiamo questi libri per i personaggi, oltre che per le storie. È chiaro che un libro per funzionare deve avere, un libro giallo deve avere una storia gialla che funzioni. È condizione necessaria ma non sufficiente. Ci deve essere anche un personaggio e ci deve essere una dinamica fra personaggi. Ecco, uno dei meriti maggiori, secondo me, di questo libro è in mezzo a molti detective fintamente antipatici, Daniel Hawthorne, il protagonista, insieme a Anthony Horowitz, del libro, è veramente antipatico. Non è, diciamo, una persona che noi troviamo simpaticamente sociofobica, è veramente uno che non saluteremmo se lo incontrassimo per la strada. Come hai pensato a questo tipo di investigatore? I'm not entirely sure where Hawthorne came from, and I don't agree with you that he is completely unpleasant. His problem is that he is damaged. Something has happened to him in his childhood that has made him into a difficult person with views that I disagree with. I mean, some of his political views, his views about life, are not attractive views. But I think it's very important that we tolerate people who are difficult or who are damaged or who have problems. We live in a society where more and more, if we disagree with somebody, all we want to do is to lock them away, to ignore them. And I think this is wrong. So that was what I was thinking of when I was creating Hawthorne. But, you know, I'm going to write 12 of these books. There are 12 books planned. And with every single book, and the more I find out about Hawthorne, the more I like him. Because at the end of the day, you cannot have a detective story if you do not like the detective. Holmes is a horrible man. He's untidy, he takes drugs, he doesn't have many interests. He's quite cruel often to Watson. But we love him because Watson loves him. And I hope I'm doing the same for Hawthorne.
Thank you. Thank you. Sai che ti dico, non è che sono proprio... Allora, innanzitutto non so con esattezza da dove mi è venuto questo Hawthorne nella testa, l'idea. E comunque ti devo dire, Marco, che non sono d'accordo con te. Non è un uomo antipatico. È un uomo danneggiato, è un uomo che ha subito un danno. È un uomo che evidentemente gli è successo qualcosa, chissà, forse nell'infanzia, che l'ha cambiato e l'ha reso quella persona difficile a cui ti riferisci. D'accordo, difficile, sono d'accordo. Che è una persona che ha delle idee, delle opinioni, anche magari in politica, che a me possono non piacere, e sicuramente, se ho capito bene, neanche a te piacciono molto. Però, io sono convinto che è importante che noi tutti impariamo a tollerare le persone che troviamo difficili, indigeste, le persone danneggiate, le persone che hanno dei problemi. Molto spesso il nostro atteggiamento nei confronti di queste persone è di cercare di respingerle, tenerle a bada, anche spingerle ai margini, spingerle all'angolo. Ecco, io penso che questo sia sbagliato, sbagliatissimo, penso che invece le dobbiamo tollerare. Ora che succede? Che qua io ho firmato un contratto per 12 di questi libri, 12. E ti dico la verità, caro Marco, cari tutti, più lo conosco questo Hawthorne e più mi sta simpatico e più comincio veramente ad apprezzarlo. Signori miei, anche Sherlock Holmes non è che sia proprio questo stinco di santo, non è proprio la quintessenza della simpatia. Io lo trovo un uomo francamente detestabile. Innanzitutto è una persona priva di interessi, a parte quello che fa. È una persona estremamente sciatta, disordinata e talvolta è pure crudele con il povero Watson. Allora come la mettiamo? Dai, il mio Hawthorne non sta così male. Prima hai detto una cosa molto importante per me. Ci piace leggere gialli. E mi piacerebbe proprio avere la tua opinione su questo fatto. La letteratura gialla è, secondo me, in questo momento l'intrattenimento principe della nostra epoca. A noi piace leggere storie in cui qualcuno viene ucciso all'inizio e si scopre chi è stato, come, quando e soprattutto perché alla fine. È un tipo di, diciamo, di letteratura consolatoria e che mette ordine. La mia opinione è che sia proprio questo il segreto, cioè tutto inizia con una morte, al contrario del mondo reale. Qual è la tua opinione? Cioè, per quale motivo a noi piace così tanto leggere gialli? Ho fatto una domanda talmente difficile che abbiamo bisogno di scrivere. I do have an answer, I think. Murder mysteries are very special. First of all, they're not about murder. It's a mistake to think that you begin with murder and that's what it's about. Who killed somebody? Murder stories are about human beings, about people. And they're about people where the emotions have been raised, where everything is bigger and more powerful. You don't kill somebody because you're a little bit cross with them. You have to be very angry or very afraid. And murder very quickly makes you start asking questions about the people. If I kill Marina here after this show, why would I do that? What has happened between us that might make me want to do that? And it suggests something, a secret, a fear, a hatred, an anger. It's got to be something big. That's one reason. A second reason, and I'll just give three. The second reason, there is no type of fiction in which the main character and the reader are closer together. The detective and the reader, because we both want the same thing, to find out who did it, we travel through the book shoulder to shoulder. What he knows, I know. But he's cleverer than me, so I don't guess the ending. But that's a very interesting relationship. But the biggest reason, in my view, why murder mystery is now so popular is that we live in a world where it is impossible to find the truth. It is a paradox that with all the information that we have, 24-hour news, social media, the newspapers, television stations,
Everybody has a different version of the truth. And so it's a curious paradox that to find truth now, we have to go to fiction. Because in a detective story, the truth is revealed. Every I is dotted, every T is crossed, and everybody in the community in the book is healed. The detective comes in. There is trouble, there is strife, there is fear. The mystery is solved, the truth is found, the detective leaves, and everybody is whole. Thank you. Credo di averci la risposta alla tua domanda, Marco. Questo tipo di letteratura, i gialli, chiamiamoli gialli in italiano, è un genere letterario molto, molto speciale e mi permetto di correggerti, se vogliamo dire così. In fondo, all'inizio, al centro, non è vero che c'è l'omicidio. Non è vero che c'è l'assassino. Io penso che questa sia una visione errata. Secondo me, questo tipo di storie comincia con gli esseri umani, con le persone, con una o più persone le cui emozioni si trovano a un dato momento molto, molto, molto acuite, potenziate. Sono persone che, beh, insomma, per uccidere qualcuno non è che devi essere irritato con lui e con lei, devi avercela a morte. Devi essere proprio incazzatissimo o avere una gran paura. In genere sono queste le molle che fanno scattare l'assassino. Se io adesso ammazzo la vostra interprete dopo che ha finito di lavorare, l'ha detto lui, you said after the show, voi non potete non chiedervi ma che cosa realmente è successo nel rapporto fra queste persone. È una questione, l'assassino, il giallo, il delitto, è una questione di rapporti fra le persone. Ma c'è un segreto dietro? C'è un timore, una paura, un odio? Una rabbia? Deve essere un'emozione forte, potente. Questa è la prima ragione per cui ci piace leggere questo tipo di storia. La seconda ragione è che credo non ci sia nessun altro genere letterario in cui, come posso dire, il protagonista, il deuteragonista o l'assassino e chi indaga, il detective, sono così vicini in qualche maniera, no? Procedono insieme passo passo e il loro rapporto è un rapporto interessantissimo. C'è poi quest'altro aspetto, forse che pesa altrettanto. Noi viviamo oggigiorno in un mondo dove è impossibile trovare la verità, una verità, la verità con la V maiuscola. Siamo bombardati di notizie, di bollettini, sulle 24 ore ci riempiono di notizie, informazioni, commenti, social media. Tutti vanno sui social media per esprimere un'idea diversa, un'opinione diversa, un'impressione diversa, no? Cioè, dov'è la verità? La verità. Ecco, nel giallo, come genere letterario, il racconto che è al centro appunto un assassino e qualcuno che indaga, è il genere dove alla fine si rivela la verità, cioè entra in scena il detective, l'investigatore, prende coscienza di tutti i turbamenti, di tutti gli attriti, di tutte le tensioni nei rapporti fra i personaggi e le paure, eccetera. Un capo a un certo tempo, con la sua sagacia e acume, risolve il mistero, si trova la verità, si mette lì, il detective esce di scena e tutti stanno in pace. Qui allora mi ricollego a un qualcosa che hai detto. Un grande economista israeliano, Amos Tversky, diceva che le storie interessanti capitano solo a chi sa raccontare storie interessanti. Cioè che siamo noi, in pratica, a trovare in quella successione di eventi il filo logico che le rende interessanti. Beh, una delle caratteristiche che rende interessanti questo libro, e molto spesso in realtà i libri di Anthony Horowitz, è il contrasto fra la precisione e il modo in cui la storia viene raccontata.
per risolvere il bandolo della matassa, per trovare il canaglione, dobbiamo essere precisi. E una delle caratteristiche di questo signor Daniel Hawthorne è proprio quella di essere preciso. Una caratteristica che oggi effettivamente nei telegiornali, nei social media, e non troviamo praticamente più. Chi cita i numeri in maniera precisa è un pignolo, chi usa la scienza è un pignolo. Invece Daniel Hawthorne, subito all'inizio lo conosciamo, e dice: hai narrato, hai detto male questa cosa, perché non hai detto che la signora è uscita dal pullman dal lato sinistro, ha attraversato la strada, era sull'altro lato della strada, è entrata nell'ufficio. Questo è importante, la precisione è importante. Ecco, come si trova l'equilibrio fra queste due cose, entrambe necessarie, la precisione e la necessità di raccontare una storia interessante? Well, that's quite a difficult question. I think the first thing to say is I spend an enormous amount of time getting the books right, that being precise for me means that I play fair with my readers. If you read my books, you can guess the ending. If you do, I'll be very upset, but you can do it. It is possible. And the structure is most of the work. In fact, it takes me longer to think of the books and then to write them. But what I'm trying to do here is what I think in English we call metafiction, where you're not just enjoying the story, the clues, the suspects, the tension and the drama of the book. You're also being asked questions about why are you reading this book? How was it written? I'm fascinated by the fact that a murder in a story is entertainment. But if somebody were to die in this audience now, or to be killed in this audience, it would be shocking and upsetting. So what is it that happens to a murder in the journey from life to fiction that it becomes entertainment? And so, yes, it is a balancing act, but it's more than that. It is a complicated act of construction. And when I get to the end of the book, I always heave a very big sigh of relief if I discover that it has in fact worked. No, questa è una domanda a cui è veramente difficile dare risposta. La prima cosa che mi viene in mente di dire è questa, per chi mi legge o chi mi leggerà, che io passo, cioè dedico un'enorme quantità di tempo a cercare di farlo bene, farlo funzionare bene un libro, e quindi il grosso del mio tempo viene assorbito dal lavoro che devo fare sulla struttura, perché in fondo, mi piace anche giocare pulito con il lettore, offrire tutte le possibilità di capire, di arrivarci lei prima, lui prima, alla risposta. Quindi la struttura, insomma, l'ideazione di questi miei libri impiega molto più tempo di quanto non ne impieghi il mero atto della stesura, dello scriverli. Ecco, perché in fondo io sono convinto che ci piace leggere questo genere letterario, ci piace leggere gialli, eccetera, perché non è il godimento non ce lo dà soltanto la lettura di una trama, di una storia, di una vicenda, le tensioni drammatiche, quello che succede, l'azione scenica, ma credo che nella mente della lettrice e del lettore di gialli sorgono anche un sacco di interrogativi molto interessanti su come è stato scritto ogni volta il testo. Quindi hai due livelli di lettura, quello che succede e come ci ha lavorato quello che sta dietro. E questo fa parte dell'intrattenimento, del divertimento, no? Detto in altri termini, che cosa succede a un crimine, un omicidio, nel suo viaggio dalla vita alla pagina scritta, alla fiction, nel suo viaggio dal fatterello alla letteratura? È un atto complesso quello di chi scrive, è un atto complesso di costruzione, e devo confessarvi che, insomma, se alla fine mi convince, se alla fine mi sembra che funzioni, tiro un gran sospiro di sollievo, perché non è facile arrivarci. Beh, il fatto che funzioni è testimoniato dal fatto
che il signore che ho accanto è considerato evidentemente un ottimo creatore di storie, non solo da chi pubblica i suoi libri, perché se avete notato l'incontro si intitola un po' Holmes, un po' Bond, perché Anthony Horowitz è la persona che scrive le storie, i romanzi di James Bond dopo la prematura di partita di Ian Fleming. Quindi la Ian Fleming Society ha deciso di assegnare a Anthony Horowitz la scrittura delle storie di James Bond e Anthony Horowitz ha scritto anche due apocrifi di Sherlock Holmes, fra cui uno intitolato in italiano La casa di seta, che è uno dei migliori apocrifi di Sherlock Holmes, senza dubbio, che siano mai stati scritti. Ecco, da scrittore già famoso, uno quando scrive libri di James Bond o di Sherlock Holmes deve fare, deve nascondersi, deve occultarsi, deve fare qualcosa di diverso, non può pretendere di essere Ian Fleming, ma al tempo stesso deve scrivere James Bond. Questo mi sembra, devo dire, molto più difficile che scrivere un giallo che già, sono d'accordo, è difficilino. I try never to use the word difficult. Thank you for your nice words, by the way. Thank you for saying that. Cerco di evitare sempre la parola difficile. Grazie per queste belle parole. If it's difficult, something's gone wrong. That's my first rule in writing. If it's difficult, something has gone wrong. That's my rule of life. These books, Sherlock Holmes and James Bond, to be honest, I'm not crazy. I don't love the idea. You know, the publishers had this idea 15, 20 years ago. You take a famous book, Sherlock Holmes, James Bond, Poirot, many others, and you take a famous writer, you put the two together, and you have a hit. That's the sort of the beginning of it. It's a commercial idea. So when the Conan Doyle estate came to me and asked me if I wanted to write a Sherlock Holmes book, I had to think about it. And I thought about it for maybe 5 seconds before I said... before I said yes. Why? Because I believe that writing is immersion. And here was an opportunity to spend 6 months of my life living in 221B Baker Street in the company of the greatest detective ever. Can we translate to there? I'll consider. La parola difficile non mi piace. Se qualcosa che esce dalla mia penna, per così dire, risulta difficile, segno che qualcosa è andato storto. Questa è la mia regola, il mio principio basilare. L'idea di riprendere in mano Sherlock Holmes e James Bond, a dirvi tutta la sincera verità, non è che mi facesse impazzire all'inizio. Però, come dicevamo prima, il ruolo grosso qui lo svolgono gli editori, e quando un editore si mette in testa, 20 anni fa oramai, di prendere due grandi personaggi, due grandi famosissimi detective, che so, Sherlock Holmes, Poirot, e metterci accanto uno scrittore abbastanza famoso, nel loro occhio si vede il segno del dollaro, della sterlina, dell'euro. Cioè, è un'idea commerciale questa. Che cosa pensano? Che ci faranno un bel sacco di quattrini. Ecco perché devo dirvi che quando gli eredi di Conan Doyle si sono rivolti a me per farmi questa offerta, ci ho dovuto pensare. Ci ho pensato 5 secondi prima di dire sì. 5 secondi prima di dire sì, perché poi alla fine dei conti, parliamoci chiaro, scrivere è emozione per me. Per me questa è la prima cosa. E quale emozione più grande, visto quello che faccio io per guadagnarmi da vivere, che passare 6 mesi a quell'indirizzo di Baker Street in compagnia del più grande detective della storia? And also the greatest friendship
in literature. E c'è anche il più grande, credo, rapporto di amicizia di tutta la storia della letteratura. No? That's the secret of the books, I think. But once I had taken on the job, it's interesting, Marco, you use the word I have to hide inside the books, and you're absolutely right. The first thing I have to understand is that Sir Arthur Conan Doyle was one of the greatest writers who ever lived. I mean, he is a Gothic romanticist, he is a brilliant originator, he created these extraordinary characters. How many writers can define a whole world in just five words? If I say to you, London, violin, fog, cobblestones, carriage, you're there, it's Sherlock Holmes, it has to be. He was a genius, so my job was twofold. One, to try to write better, but two, always to do what Doyle had done. Never to break faith with his books. Because, one example, should I give Sherlock Holmes a girlfriend? Modern books have girlfriends. But he has written, Doyle has written, for Sherlock Holmes, there was only Irene Adler, Scarlet Bohemia, A Scandal in Bohemia. So no girlfriend. I did what he did, and I never, ever tore the envelope. You did what Conan Doyle did? What Doyle did, yeah. Or tried to. Yeah. Sì, questo credo sia il segreto dei libri di Sherlock Holmes, questa storia di grande amicizia. Ma insomma, a parte questo, quando ho finalmente, dopo i 5 secondi di riflessione, accettato l'incarico, è molto interessante quello che dici te, Marco, cioè c'è stato subito questo problema. Il ritirarsi, il nascondersi, hai veramente ragione, hai messo proprio il dito nella piaga. E la prima cosa che io ho capito chiaramente è che Arthur Conan Doyle non è soltanto il creatore di Sherlock Holmes, è uno dei più grandi scrittori di lingua inglese che siano mai esistiti. È un romantico gotico, per così dire, è stato un grande creatore, un grande artefice di storie. Oh, ragazzi, quale altro scrittore riesce a definire un intero mondo in 5 parole? Quando sentite Londra, violino, nebbia, acciottolato, carrozza, lo sapete, è lui, è Sherlock Holmes, il figlio, il parto letterario di Arthur Conan Doyle. Nessun altro è riuscito a fare una cosa del genere. Quindi un compito duplice è quello che mi sono trovato a dover affrontare. Io cercare di scrivere meglio e sempre meglio, ma allo stesso tempo cercare di fare sempre quello che ha fatto Arthur Conan Doyle al suo tempo, non venire mai meno a un impegno di fedeltà nei confronti di questo grandissimo, fare sempre solo quello che ha fatto lui. And now, moving on to James Bond, which you also asked me about, when the Ian Fleming estate came to me after Sherlock Holmes, again I couldn't say no, because James Bond is the great love of my life. When I was 9 years old, I was in a horrible British boarding school. You know, we had a special way of educating young people to destroy their lives. In this school, where I was very unsuccessful, very unhappy, I discovered the Bond films. The films came first, 1963, Dr. No. And I read the books afterwards and loved the books, but Dr. No changed my life. It brought in everything that was missing. Lovely weather, good food, excitement, adventure, beautiful women, and of course, Ursula Andress coming out of the sea wearing that white bikini. I'll never forget it, because it was the day my voice broke. Translate. Ma siccome la tua domanda riguardava anche i libri di James Bond, veniamo a parlare di James Bond. Gli eredi di Ian Fleming si sono rivolti a me dopo
la vicenda Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes, e quando si sono rivolti a me, ma come facevo a dire di no, visto che James Bond è stato forse il più grande amore della mia vita, perché avevo ancora 8-9 anni ed ero uno di quei sventurati bambini inglesi confinati dentro una orribile boarding school, un convitto del tipo classicamente, diciamo, inglese, che è quella invenzione tipicamente inglese orribile che serve a educare i figli di una certa classe in una maniera da distruggergli la vita per sempre, va bene? Questa era la scuola in cui io languivo, innanzitutto andavo malissimo, risultati accademici, ed ero terribilmente infelice. Quando ecco che scopro i film di James Bond. I libri li ho letti dopo, li ho letti, ma cominciamo dai film. E quando ti trovi di fronte sullo schermo le scene di Dr. No, anche in italiano. È licenza di uccidere. Bravo, grande, grazie. Dove c'è un'atmosfera bellissima, posti con climi meravigliosi, luce, sensualità, donne, azione, passione, e Ursula Andress che esce dall'acqua con quel bikini bianco. Quello è il momento in cui ho fatto la muta della voce. Mi avete capito? So, I've got a little bit more. I'm sorry, I've got fun. So, just very briefly, the rule was the same. Fleming is a fantastically good writer. There are more dangers writing about Fleming. In my first book, Trigger Mortis, Pussy Galore comes back as a character. Now, if I were to name a character in the 21st century Pussy Galore, my career would be over. So there are dangers, and you have to be careful not to offend lots of people, but even so, Bond is the greatest spy who was ever created, and here we are 70 years later, and maybe with help from the films, but he's still out there, he's still the master, the modern spy, just as Holmes is the father or the grandfather of all detectives. And I did 3 books, and I felt it was the reason I was born to be a writer. Those were the books I had to write. Three James Bond books. La regola che mi sono data è stata la stessa, il principio che ho seguito è stato lo stesso nel caso dei libri di James Bond come nel caso dei libri di Sherlock Holmes. Ian Fleming è stato uno scrittore fenomenale, e quindi c'erano molti rischi insiti anche in questa impresa. Il mio primo libro, che non credo sia tradotto in italiano, Marco correggimi, Trigger Mortis, che è un bellissimo gioco di parole, rigor mortis e il grilletto della morte, e entra in scena una Pussy Galore. Cioè, se io avessi ambientato il libro nel XXI secolo con un personaggio genere Pussy Galore, sarebbe stato un disastro, credo mi avrebbero rincorso con i forconi. E però Ian Fleming è ancora con noi, questo suo geniale personaggio è ancora con noi, è il modello, il prototipo della spia moderna, esattamente così come Sherlock Holmes è il padre, o il nonno se preferite, dei detective. E sono al terzo libro di James Bond e vi posso dire questa semplice cosa: scrivo e ogni volta che lo scrivo capisco il motivo per cui faccio lo scrittore. Ora, Anthony Horowitz, oltre a essere uno scrittore di libri per adulti, dove si intende per tutti, cioè non di libri pornografici, ma è anche un ottimo scrittore di libri per ragazzi. La sua serie di Alex Rider ha venduto camionate di copie in tutto il mondo, ed è anche un ottimo sceneggiatore. Anche qui vi do la misura dell'ottimo sceneggiatore. La persona che abbiamo qui di fronte è la responsabile delle prime serie di uno show per la televisione che noi in Italia conosciamo come l'Ispettore Barnaby. Ecco. E quindi Me, yes.
Ecco, uno dei rari casi in cui la serie televisiva è parecchio meglio dei libri scritti. E questo, prima parlando, Anthony mi spiegava che la serie in inglese non si chiama DCI Barnaby, si chiama come il posto, è Midsommar's Murder. È uno di quei posti, diciamo, benedetti da Dio dove ammazzano una persona alla settimana, no? E invece di capire che sono il sergente Troy e l'ispettore Barnaby a portare merda, no, li lasciano lì e lì. Ecco, tutte le serie di solito si chiamano come l'investigatore. Noi abbiamo il commissario Montalbano, c'è Poirot, invece qui c'è Midsommar Murder. Come ti è venuta questa idea? Perché è veramente un'idea ganza, giusta. Well, first of all, Marco, Midsommar is not a village. Oh, it's not a town. You can live there. It's an area with many villages and many towns. So that's why we can have so many murders there. Scusa Marco, devo dire per l'esattezza è che Midsommar non è il nome, non è un toponimo di un villaggio, di una cittadina, è proprio tutta l'intera area, la zona si chiama Midsommar. Ecco perché si sommano tanti omicidi, perché è una cosa estesa. I had a bad habit with Midsommar Murders, which is that whenever there was an advertising break, I was worried people would go away and have a coffee and a cigarette and not come back again. So I always had this plan that I would murder somebody just before the advert. Unfortunately, the television company started putting in more and more advertising breaks, so the murder rate went crazy. And in the end, I felt I had to stop writing the show after 7 episodes because there was nobody left in Midsommar to murder. They were all dead. Detto questo, io ho esordito con una pessima abitudine. Siccome avevo una gran paura che dopo, diciamo, al momento dell'inserzione pubblicitaria, no? Del super spot, del micro spot, nello spot, la gente si alzasse, gli spettatori, i telespettatori si alzassero, si andassero a fumare una sigaretta, a bere una cosa e non tornassero più, ho deciso di far ammazzare qualcheduno appena prima dell'interruzione pubblicitaria. Però a quel punto, diciamo, il canale televisivo ha mangiato la foglia e ha cominciato a infarcire di interruzioni pubblicitarie, di spot, micro, macro, super, questi filmati della serie. Quindi ecco perché il tasso di omicidi è salito alle stelle, schizzato alle stelle, tanto è vero che dopo 7 episodi ho dovuto fermarmi perché praticamente non restava più nessuno in vita, tutti morti. Thank you again. Thank you. Ci avviamo verso la fine dell'incontro e c'è una cosa che vorrei chiederti. Ognuno di noi ha un figlio favorito e nei tuoi casi ci sono appunto i libri di Anthony Horowitz, i whodunit classici, ci sono i libri di Alex Rider, ci sono i Conan Doyle, ci sono i James Bond, ci sono i libri molto 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 belli con Susan Ryland, con la editor che appunto scopre delitti attraverso libri scritti. Qual è, se ce n'è uno preferito o, come capita, ogni volta hai bisogno di cambiare perché ogni volta cambiando titolo, cambiando tipologia di libro, cambiando protagonista ti rinnovi ed è un ritorno piacevole? Before I answer your question, if you will forgive me, because I know I won't get a chance later, I want to just say 3 thank yous. The first one to you, Marco. You're such a successful writer and you've come out and interviewed me and I am very grateful to you. Thank you. To Marina on my left here, what an incredible talent you have. I mean, really.
Thank you. But my third thank you, and the biggest, is to the festival and to you, the audience, for coming tonight to hear me talking in English. Thank you. Prima di risponderti, Marco, se me lo consenti, e vi chiedo perdono di questa breve interruzione, ma so che poi alla fine non avrò la possibilità di farlo, voglio dire tre grandissimi grazie. Uno, il primo, è a te, Marco, perché sei uno scrittore di successo, eppure ti presti a fare la spalla? L'intervistatore, io ti ringrazio moltissimo per questo colloquio, mi ha fatto veramente piacere. Il secondo grazie è a Marina, seduta alla mia sinistra, ma il più grande dei ringraziamenti e tutta quanta la mia gratitudine va agli organizzatori, agli ideatori di questo festival e a voi. Care lettrici, cari lettori del pubblico, vi ringrazio molto per aver trovato il tempo di venirmi ad ascoltare. And I wanted to add that it was also a fantastic opportunity to visit this amazing and beautiful town. I mean, really. Aggiungo. So, thank you. Il grazie, thank you. Per l'opportunità fenomenale che mi è stata data di venire a conoscere, a visitare questa città che è veramente splendida. And now, fine dei ringraziamenti. And finally. Ah no, non è fine dei ringraziamenti. Finally, I must answer your question. You asked me for a favorite child, a favorite book, and I'm going to give you a serious answer. I try to love my books equally, but the book that I am most proud of and most happy to have written is the first Alex Rider book. And it's for two reasons. The first is that it changed my life. I went from unknown to successful, and that was the beginning of an amazing journey. So for me personally, I thank Alex Rider for that. But more importantly, and this matters so much to me, in the United Kingdom, a whole generation of children has grown up reading, and many of them tell me that they read because of Alex Rider. It was their introduction. And to me, in the world we live in, nothing is more important than that we encourage and share our love of reading with the next generation, because without that, there will be no festival. So that is the book. Thank you. Adesso viene la risposta, e ti assicuro, è seria. Tu mi chiedi, seriamente, no? Se ho un figlio preferito, un Beniamino, tra i miei libri. E la risposta deve essere altrettanto seria. Cerco di amare tutti i miei figli alla stessa maniera, ma c'è un libro del quale sono forse più orgoglioso rispetto a tutti quanti gli altri che ho scritto, ed è il primo della serie degli Alex Rider che ho scritto, e vi spiego subito il motivo, i motivi piuttosto, perché non è soltanto uno. Chiaro, quel libro mi ha dato la celebrità, quindi mi ha cambiato la vita, ero un perfetto sconosciuto e mi ha reso famoso, mi ha fatto di me uno scrittore di successo. Personalmente gli devo veramente grande gratitudine a lui, dico Alex Rider. Ma c'è una cosa ancora più importante, un motivo ancora più importante. Io lo so, che nel Regno Unito, nel mio paese, c'è un'intera generazione di ragazzine e ragazzini che è cresciuta leggendo. Piccoli lettori, piccole lettrici crescono, e quando gli vai a chiedere come mai leggi tanto tu, molti rispondono: beh, io leggo perché quando ho cominciato a leggere ho cominciato nei libri di Alex Rider, avete presente? Per me, nel mondo in cui viviamo oggi, non c'è nulla di più importante che condividere il nostro amore per la lettura con le giovani generazioni, perché senza questo... Ti saluto, festival. Buonasera a tutti, vi chiediamo ancora un attimo di attenzione. Se voleste acquistare i libri dell'ospite, lo potete fare alla destra del palco. Il firmacopie avrà luogo dietro il palco, sotto il porticato, e vi chiediamo gentilmente di uscire dall'uscita su Piazza Sordello. Grazie mille e buona serata.